È stato il questore della provincia di Biella a rendere omaggio alla figura di Giovanni Palatucci, questore reggente di Fiume insignito dalla medaglia d'oro al valor civile. Alla commemorazione questa mattina hanno partecipato anche il prefetto di Biella, Franca Tancredi, che ha ribadito ancora una volta quanto sia importante non dimenticare il sacrificio dei nostri predecessori il presidente dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato, Antonio Di Monte, ed il cappellano della Questura, Don Eugenio Zampa. Ha inoltre reso omaggio alla memoria di Giovanni Palatucci, una rappresentanza della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Biella III, Istituto Salvemini, Seconda F. Dopo una breve orazione del cappellano e la celebrazione di un minuto di silenzio e raccoglimento, il questore ha brevemente illustrato ai ragazzi presenti la storia di Giovanni Palatucci ed il suo sacrificio, grazie al quale riuscì a salvare più di 5.000 persone dai campi di concentramento e di sterminio tedeschi. In particolare ha evidenziato il coraggio, il sacrificio e lo straordinario spirito altruistico di abnegazione ed umanitario di Giovanni Palatucci, il quale si prodigò oltre ogni modo esponendosi ai sospetti delle forze naziste al fine di riuscire ad imbastire una serie di conoscenze grazie alle quali creò una rete a difesa delle persone di origine ebrea. Allora perseguitate, riuscendo a salvarle da morte certa. Per la sua attività umanitaria venne accusato di cospirazione con il nemico e per tale motivo arrestato dai nazisti, rinchiuso prima nel carcere di Trieste ed in seguito nel campo di concentramento di Dachau, dove morì il 10 febbraio 1945 a soli 36 anni. Oggi è stato ricordato il suo coraggio e del suo valore.